Dalla mucillagine nessun pericolo per la salute umana. Lo ribadisce ancora una volta l'ART Abruzzo, l'Agenzia regionale per la tutela ambientale, dopo le ultime analisi effettuate nei giorni scorsi. Il fenomeno transitorio dei polisaccaridi emessi dalle alghe unicellulari del fitoplancton, che aggregandosi formano un fitto reticolo che migra tra superficie e fondo, sulle coste abruzzesi al momento sembra essere in via di risoluzione, come spiega Massimo Giusti, direttore tecnico scientifico dell'ART Abruzzo. Abbiamo effettuato questi giorni due distinti campionamenti in data 18 di luglio e in data 22 di luglio abbiamo eseguito tre prelievi e da lì confermiamo appunto la presenza di mucilagine sulla nostra costa. Mucilagine non è altro che del materiale microalgale morto che appunto con queste elevate temperature si svuotano e quindi muoiono provocando questo muco sul litorale. Dunque non è rischiosa per la salute umana, meno lo è invece per quanto riguarda la parte ambientale, perché chiaramente crea problemi all'acqua. Ecco. La notizia che possiamo dare è che comunque dalle nostre osservazioni, anche appunto analitiche che facciamo attraverso con i microscopi, il fenomeno è in regressione proprio per il fatto che sono avvenute alcune mareggiate. Questa settimana si prevedono ulteriori mareggiate e quindi il fenomeno è in regressione. Nei giorni scorsi sulla mucillagine tornata a infestare il mare Adriatico si è espressa anche l'Università Politecnica delle Marche, che ha consigliato in via precauzionale di evitare di fare il bagno in presenza di mucillagini. L'ARTA rassicura comunque sull'assenza di pericolo per la salute umana, annunciando che con le prossime mareggiate il fenomeno dovrebbe scomparire del tutto. E questa mucillagine è pericolosa per l'uomo, perché ci sono anche alcuni pareri contrastanti. Non è pericolosa per la salute umana, parliamo appunto di microalghe morte. Non sono specie nuove, tipo il famigerato granchio blu. No, non sono specie, chiamiamo così, tra virgolette aliene, sono specie che sono state sempre presenti sul nostro litorale. Purtroppo i cambiamenti climatici provocano queste situazioni che non è possibile tenere sotto controllo. C'è un modo per prevenire la formazione di questa mucillagine? Purtroppo questo è un fenomeno naturale, è dovuto appunto dalle grandi piogge che si sono avute nei giorni precedenti e dalle elevate temperature che abbiamo in questi giorni, e quindi chiaramente queste microalghe vive muoiono e provocano appunto questa mucillagine e questo buco. Sono previste altre analisi nei prossimi giorni? Certamente, noi continuiamo sempre a monitorare il nostro litorale e a questo aggiungiamo appunto anche la verifica e la presenza della mucillagine.